Bentrovati ad un nuovo appuntamento con Umbria News, il rotocalco di informazione, cultura e società prodotto e realizzato dall'agenzia giornalistica AVI News. Apriamo parlando di economia e in particolare della BCC Umbria, che ha presentato il bilancio 2017 e tutti i risultati conseguiti nell'ultimo esercizio nel corso dell'assemblea annuale. Dettagli nel contributo di Nicola Torrini. We're all falling and we need a place to hide. Torna il segno più sul bilancio di BCC Umbria. È senz'altro questo il dato principale emerso dall'assemblea dei soci della banca di credito cooperativo nata dalla fusione di Credi Umbria e Credito Cooperativo Umbro. Dopo il risultato negativo conseguito nel 2016, BCC Umbria chiude con un utile netto di circa 350.000 euro il bilancio 2017, il primo relativo a un intero esercizio, essendo la banca nata ufficialmente il 1 luglio 2016. L'anno scorso avevamo chiuso con un passivo di oltre 7 milioni di euro derivante da accantonamenti sui crediti anomali o sofferenze per oltre 15 milioni. Quest'anno abbiamo di nuovo fatto 12 milioni di accantonamenti sul credito anomalo, raggiungendo così percentuali di copertura di oltre il 60% per sofferenze, che ci mettono insomma in uno standing molto elevato rispetto sia al sistema delle BCC che al sistema bancario. E nonostante questi importanti accantonamenti abbiamo rimesso il segno più sul bilancio. L'importo è di solo 350.000 euro, però se lo rapportiamo ai meno 7 milioni e 2 di anno scorso ci sono 7 milioni e mezzo di differenza. È stato un anno soddisfacente, ma è stato anche un anno di cambiamento e le parole chiave del 2017 sono state quelle che riguardano la diversificazione dei profili di reddito, cioè delle fonti di reddito, il miglioramento degli indici patrimoniali e la riduzione dei costi. Obiettivi questi sono stati tutti raggiunti grazie al miglioramento e all'efficientamento dell'assetto organizzativo, il miglioramento della qualità del credito, che non smetteremo mai di andare verso quella direzione che è il futuro per tutte le banche, sia di credito cooperativo che quelle nazionali, e la razionalizzazione dei costi aziendali. La raccolta complessiva al termine del 2017 si è attestata a circa 915 milioni di euro, in leggera contrazione rispetto al 2016. Gli impieghi economici sono stati pari a circa 702 milioni di euro, in aumento rispetto al 2016 di circa 19 milioni. Un incremento che ha permesso di erogare oltre 90 milioni di euro di nuovi mutui a favore di famiglie e imprese a sostegno della ripresa economica della regione. Il margine operativo lordo al 31 dicembre è stato di circa 12 milioni di euro, dato questo frutto del rapporto tra i 35 milioni di euro di entrate e 23 milioni di euro di spese. L'appuntamento che si sono dati i soci di BCC Umbria è adesso a novembre, quando in assemblea straordinaria dovranno approvare l'adesione al gruppo bancario cooperativo ICREA. So much better now. Ancora economia, ci occupiamo della società cooperativa Mulini Popolari Riuniti, che ha tenuto la sua assemblea annuale dei soci, durante la quale il presidente Dino Ricci ha annunciato un'importante novità. Una realtà in salute e in continua crescita. Così è arrivata la Mulini Popolari Riuniti all'Assemblea Annuale dei Soci, occasione per annunciare la manifestazione di interesse della cooperativa verso un'importante attività del territorio amerino. Abbiamo presentato, stiamo la manifestazione di interesse per rilevare il panificio di Amelia a marchio Interpan dal fallimento di Alimenti Italiani. Nei prossimi giorni invieremo la proposta economica, speriamo questa volta, a differenza del 2016, di riuscire ad ottenere la possibilità di acquisire quella struttura. Vorremmo realizzare nel comparto della panificazione un polo a controllo cooperativo di pane prodotti da forno nell'Italia centrale, nella logica della valorizzazione della filiera. Un progetto forte dei risultati ottenuti dalla Mulini Popolari Riuniti, certificati anche dal bilancio consuntivo 2017 approvato dai soci. Bilancio positivo in termini di risultato,
inutile, ma anche e soprattutto in termini di incremento dell'attività, determinato prevalentemente dall'aumento delle produzioni un po' in tutti i settori. Nel comparto della mangimistica, con il nuovo impianto di Pierantonio siamo arrivati a 963.000 quintali, l'obiettivo era alla fine del 2018 un milione di quintali, incremento importante anche nella panificazione, settore che sconta maggiori difficoltà, il settore di mezzi tecnici e conferimenti di cereali, determinato probabilmente anche da una situazione di difficoltà dei produttori agricoli. Risultati importanti anche tenendo conto del contesto locale e nazionale, che hanno significato anche nuovi investimenti. La cooperativa anche nel 2017 ha fatto investimenti importanti, è partito l'investimento realizzato ad Amelia, l'investimento di oltre 4 milioni, dove da maggio abbiamo iniziato la produzione lavorando grani 100% italiani. E questo è stato un ulteriore investimento che ha consentito alla cooperativa oggi, consente alla cooperativa oggi di avere i 3 impianti produttivi per la trasformazione delle produzioni agricole nuovi o rinnovati. La cooperativa dunque guarda avanti con fiducia e ambizione. Vogliamo crescere, vogliamo svilupparci ulteriormente, in particolare stiamo lavorando con 2 obiettivi. Uno è una riorganizzazione di tutta l'area dei servizi e assistenza tecnica, prevedendo anche piattaforme in alcuni territori, concentrando l'attività, le strutture. L'altro è un progetto latte per concentrare all'interno della Molini ulteriori 2 allevamenti attualmente presenti in una cooperativa umbra. L'obiettivo in questo caso è la crescita e la specializzazione della cooperativa nelle produzioni agroalimentari come strumento di valorizzazione delle produzioni agricole. Ci spostiamo a Capri per l'8° corso interattivo di ostetricia e ginecologia, a cui ha preso parte anche l'Essender Farmaceutici, azienda di Bassia Umbra in forte espansione, come ci racconta Rossana Furfaro. L'Essender Farmaceutici S.p.A. ancora una volta a fianco della donna. L'azienda di Bassia Umbra, che commercializza farmaci di proprietà in concessione nell'area ginecologica e urologica, ha fatto tappa a Capri a sostegno dell'8° corso interattivo di ostetricia e ginecologia, dove medici, chirurghi e biologi da tutta Italia si sono ritrovati a discutere della salute della donna tra evidenze scientifiche e nuove opportunità terapeutiche. E sono stati davvero tanti quelli che si sono dati appuntamento all'hotel La Residenza: chirurghi generali, ginecologi, ostetriche, neonatologi, oncologi, pediatri, urologi, andrologi e anestesisti, per ascoltare relatori di fama internazionale. Diversi temi affrontati, tra cui l'importanza del cervello viscerale, il cosiddetto piccolo cervello. Quando noi parliamo di cervello viscerale, in realtà parliamo di un triumvirato. In che senso? Che sono 3 i grandi protagonisti. Sono il sistema nervoso enterico, che fa, diciamo, da controparte al sistema nervoso centrale, il microbiota, cioè l'insieme dei microrganismi che ci abitano. Pensate che parliamo di 6 triliardi e di un gruppo di microrganismi che sono 6 volte più numerosi delle nostre cellule. Allora io dico, solo degli arroganti presuntuosi, come a volte siamo noi medici, sparano con delle bombe atomiche su un esercito 6 volte più numeroso. In altre parole, dovremmo usare gli antibiotici con molta più attenzione e parsimonia, perché in realtà andiamo a distruggere un sistema, il microbiota appunto, che è anche un organo proprio che ci abita e dal quale dipendono le situazioni di salute e malattia. Il terzo membro del triumvirato è l'intestino. Ecco che allora noi oggi stiamo scoprendo una serie di cose interessantissime. Per esempio, per il ginecologo è molto importante sapere che la qualità dei nostri cibi modula la fertilità. Basti dire che chi mangia sano è più fertile delle donne che mangiano cibi troppi dolci, troppi grassi, che sono sovrappeso. Il corso interattivo è stato l'occasione per Essender Farmaceutici di far conoscere ai medici un prodotto nutraceutico, l'Essender 707, al cui studio ha collaborato il professor D'Amato e che può essere applicato nella terapia per pazienti sottoposti alla fecondazione in vitro. L'Essender 707 sostanzialmente è una molecola di brevetto italiano, perché ha a suo fondamento il Revifas, resveratrolo, molecola appunto di elaborazione e di attualizzazione nelle mani dell'SR.
quindi espressione del gene italico. Esistevano vaste dimostrazioni in letteratura che il resveratrolo in purezza non era in grado nel setting clinico di avere una sua efficacia. La modifica del SR indotta con Revifast ha consentito di poter avere un farmaco sicuro e di giusto effetto. Una cena aziendale, infine, ha suggellato i 3 anni di attività dell'Essender Farmaceutici, che ha voluto celebrare i successi insieme a dipendenti e special guest nella splendida cornice dell'Hotel Quisisana. La società ha fatto dei forti investimenti su acquisizione di prodotti, quindi dell'AIC, quindi l'autorizzazione di emissione al commercio, che ci comporterà in un modo positivo un aumento forte del fatturato. Infatti quest'anno dovremmo arrivare intorno ai 13 milioni, che per un'azienda che ha il terzo anno operativo credo che sia un buon traguardo. Segno evidente che l'azienda è in salute è anche non solo il recente ampliamento degli uffici, ma un intero progetto per realizzare una nuova struttura ancora più maestosa. Realizzeremo una sede dell'SNDR di circa 20.000 metri quadrati, dove ci sarà il polo logistico, termo assistito di ultima generazione e tutta un'organizzazione atta a ricevere i medici che saranno nostri ospiti. Si è aperto Umbria Amico, il Festival del Mondo in Comune di Tamat, che propone un ricco cartellone di eventi in 6 città umbre fino al 9 giugno, affrontando i temi dello sviluppo sostenibile nel servizio e alcune delle attività a Perugia. Un festival territoriale diffuso che usa i tanti linguaggi dell'arte e della socialità per discutere di scenari possibili in termini di integrazione e convivenza. È Umbria Amico, il Festival del Mondo in Comune di Tamat, in scena fino a sabato 9 giugno, che ha messo in rete 23 soggetti tra istituzioni e associazioni e ha promosso 10 giorni di attività tra Perugia, Assisi, Masciano, Foligno, San Giustino e Orvieto. Filo conduttore del primo incontro a Perugia, così come di tutto il festival, gli obiettivi dello sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 dell'ONU. Abbiamo ragionato i nuovi obiettivi del millennio, quelli dell'Agenda 2030, coniugandoli con le nuove opportunità che la legge del 2014 della cooperazione internazionale mette a disposizione di tutti gli attori in campo per realizzare interventi di cooperazione internazionale. In tanti a confrontarsi sul tema insieme a Tamat, a partire da Umbria Export, che accompagna le aziende nelle loro esperienze internazionali. Esistono delle aree geografiche nel mondo che stanno vivendo ritmi di crescita molto importanti e aree che hanno delle potenzialità di crescita molto importanti. Faccio riferimento in particolare a tutto il continente africano, rispetto ai quali l'approccio sempre funzionale a supportare i processi di internazionalizzazione è un approccio che sempre di più potrà, se i contesti lo consentiranno, sposare la combinazione internazionalizzazione e cooperazione allo sviluppo. E poi il mondo del volontariato con la comunità di Sant'Egidio. Abbiamo discusso di che cosa possiamo fare in questo mondo complesso, per tanti versi anzi anche contraddittori. Abbiamo scoperto che possiamo fare qualcosa per gli altri, ognuno può fare qualcosa per rendere più giusto questo mondo. Presenti anche le Marche, che Umbria Amico raggiungerà a settembre. Noi come coordinamento delle 30 associazioni di cooperazione e solidarietà internazionale delle Marche siamo qui oggi in quanto Tamat è un membro del nostro coordinamento e perché oggi proprio vogliamo segnare questo inizio della collaborazione interregionale sui temi dell'educazione alla cittadinanza globale e della cooperazione e solidarietà internazionale. Gli ivoriani dell'Umbria hanno fatto sentire la loro testimonianza, che mercoledì 6 giugno parlerà il linguaggio della musica in piazza Marciano. Possiamo avere anche questa chance di scambiare con i partecipanti, farsi conoscere e anche conoscere gli altri. Quindi per noi è un'apertura, capito, verso il mondo. Umbria Amico è anche musica e cibo dal mondo, laboratori e incontri e poi arte, di cui un'importante testimonianza è la mostra collettiva internazionale sul tema dell'architettura urbana e i percorsi del desiderio.
Una o due giorni convegnistica a Perugia per discutere di alcuni aspetti riguardanti la riforma organica della disciplina della crisi di impresa e dell'insolvenza e quanto organizzato dall'Osservatorio sulle crisi di impresa rivolto principalmente ad avvocati e commercialisti. Ci dice di più Nicola Torrini. Anche se prettamente tecniche, le tematiche affrontate nella due giorni convegnistica organizzata a Perugia dall'Osservatorio sulle crisi di impresa interessano in realtà l'intero tessuto economico-sociale. Nella sala dei notari, davanti a studiosi, magistrati, avvocati e commercialisti, si è infatti discusso di alcuni aspetti della riforma organica della disciplina della crisi di impresa e dell'insolvenza, in particolare di quelle che sono state definite le vere e grandi novità che dovrebbe introdurre la legge 155 del 19 ottobre 2017, gli strumenti di allerta e i procedimenti di composizione assistita della crisi. L'impresa non è un fatto privato, il profitto può essere anche privato, ma quando un'impresa va in crisi i danni poi si ripercuotono su tutta la collettività. E quindi l'imprenditore deve essere consapevole di questo ruolo sociale, di questa funzione sociale che l'impresa ha, e ce lo dice la Costituzione, la nostra Costituzione, articolo 41, dice che l'impresa ha una funzione sociale. Beh, gli imprenditori devono sapere che svolgono un'attività che ha un risvolto sociale, che ha anche dei danni sociali quando la loro attività per errori gestionali o per malafede, chiaramente c'è sempre l'aspetto patologico, crea dei danni. E questa nuova normativa, il complesso di questa normativa impone grande responsabilità all'imprenditore, cioè non ci si può più improvvisare imprenditori, bisogna sapere cosa fare, organizzare dei piani strutturali e organizzativi che consentono di monitorare costantemente l'andamento delle aziende e prevenire la crisi. Non aspettarla con un senso di ineluttabilità. L'argomento, insomma, è di stretta e drammatica attualità, come testimoniano gli ancora numerosi fallimenti registrati lo scorso anno, ma anche la vicenda dell'aggressione subita dai giudici Umberto Rana e Francesca Altrui all'interno del Tribunale Civile di Perugia. Un fatto che, insieme ad altre ragioni, ha spinto l'Osservatorio sulle crisi d'impresa a tenere per la prima volta a Perugia un incontro studio di alto livello come quello in oggetto. Ha un suo senso, che non è celebrativo, ma è volto a richiamare l'attenzione della straordinaria delicatezza con cui le funzioni di giudice in queste materie, la crisi di impresa, l'insolvenza, gli indebitamenti, sono esercitate. La seconda ragione riguarda la scelta di una città che non è una metropoli e che quindi verrà investita, come si spera, di un vento innovatore connesso ad una riforma che problematizza la prosecuzione delle attività dei piccoli tribunali, dei medi tribunali, dei grandi tribunali, innovando le loro competenze. È questo il momento di dare risposte concrete ai gravi problemi che una disciplina così delicata sta vivendo proprio in questo momento. E dunque tutti si aspettano risposte, ma risposte in grado di favorire soluzioni concrete. Città della Domenica. Il primo Family Park d'Italia è a Perugia e ti aspetta per vivere emozioni senza tempo. Esci di casa, entra nel divertimento con Città della Domenica. Aiutaci a sostenere le attività del reparto di radioterapia oncologica dell'Ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. Dona il tuo 5 per 1000 all'Arunc. Sostieni la ricerca scientifica in ambito radioterapico finalizzata ai trattamenti oncologici. Nero Forte veste le tue giornate. Classe e glamour a Foligno in Corso Cavour 56. Indossa la voglia di stupire con i capi di abbigliamento e gli accessori uomo-donna delle migliori marche. Nero Forte, dai forza al tuo stile.
Torna sabato 9 e domenica 10 giugno a Vallo di Nera Fior di Cacio la mostra mercato delle produzioni di qualità e dei prodotti tipici. Il programma è stato presentato a Perugia. Terra di grandi formaggi e apprezzate produzioni casearie, Vallo di Nera si appresta a riproporre per la sua 16ª edizione Fior di Cacio. La manifestazione, nata per valorizzare le numerose aziende casearie locali e regionali, torna nel borgo medievale fortificato sabato 9 e domenica 10 giugno con un ricco e variegato programma. Al centro di tutto c'è la mostra mercato degli espositori produttori di formaggio e di prodotti tipici della Valnerina e dell'Umbria, che riempiranno con i loro banchetti tutte le viuzze del paese medievale. E poi tutto intorno educational per assaggiare i vari formaggi abbinati con gli altri prodotti del luogo, degustazioni gratuite, intrattenimento per bambini, si imparerà anche a fare il formaggio. Si mungerà la mucca pomposina e ci saranno passeggiate a Dorsa di Asinello. Tanta musica, passeggiate nella natura per conoscere il sentiero degli eremi, attraversare la ex ferrovia Spoleto-Norcia. E poi la costituzione del presidio Slow Food della ricotta salata della Valnerina. È una mostra tutta dedicata alle donne pastore e casare della Valnerina. La rinascita del territorio passa anche attraverso l'utilizzo del territorio vero. E per questo parleremo anche in una conversazione, convegno, della possibilità di una novità a livello nazionale, i distretti del cibo. Ne parleremo con esperti del settore per contribuire a fare dell'Umbria e della Valnerina un grande distretto di qualità. Tutta l'Umbria offre opportunità di promozione dei prodotti dell'enogastronomia, solo Vallo di Nera dedica una manifestazione prevalentemente al cacio, al formaggio, mettendo in risalto le produzioni umbre, ma anche produzioni che provengono da altre parti d'Italia. Credo che in questo caso sia una bella occasione per dar conto del lavoro che fanno i nostri allevatori, produttori appunto di formaggio, e anche una bella promozione per uno dei luoghi più belli dell'Umbria. Vallo di Nera, assieme alla Valnerina, rappresenta la parte diciamo di maggior pregio naturalistico, ambientale, e anche quella più ricca di suggestioni. E adesso una manifestazione che registra sempre un gran successo di pubblico a Marciano. Si tratta di Musica per i Borghi, il festival di musica etnopopolare che quest'anno registra un gradito ritorno, quello del maestro Vesticchio in scena nella serata finale il 28 luglio. Torna per la sua 16ª edizione e ritrova sul suo cammino un personaggio che ha contribuito alla sua nascita. Parliamo di Musica per i Borghi, il festival di musica etnopopolare, la cui chiusura sabato 28 luglio a Marciano è affidata al maestro Beppe Vesticchio. Il cartellone, che si apre il 15 luglio, propone 8 serate durante le quali si esibiranno tanti artisti, tra cui il maestro Mogol con le custodie cautelari in un omaggio a Lucio Battisti e Karima insieme alla Perugia Big Band. Facciamo 4 frazioni del comune di Marciano: Villanova, Castello delle Forme, Castiglione della Valle e Spina. Poi abbiamo 5 date a Marciano, la prima con Mogol e le altre 4 con Street Food, e ci abbiamo l'ultima sera con il maestro Vesticchio. Chi sarà a rendere omaggio a Pino Daniele insieme a lei? Allora, ho Mario Biondi, perché negli ultimi tempi Mario aveva proprio aveva stretto rapporto con Pino, c'erano dei progetti da fare insieme. Poi la scomparsa prematura di Pino non ha reso possibile il coronamento di questa cosa che a Mario stava veramente tanto a cuore. Ovviamente non potevo non invitare Tullio De Piscopo, perché quando Pino ha cominciato le sue prime avventure musicali, Tullio viveva già a Milano ed era già un personaggio estremamente noto, aveva queste collaborazioni internazionali. E poi un personaggio che conosco da ragazzino, perché Gigi Finizio conosco da quando era un bimbo prodigio.
c'era già dentro di lui un segno, no, di una nuova fioritura della musica napoletana. E Pino è stato quello che gli ha dato la possibilità, tutto sommato, con la sua musica, di potersi esprimere e tentare. Maestro Vessicchio ha costruito, inventato insieme con noi, proprio in questa parte del territorio umbro, questa manifestazione Musica per i Borghi. Oggi sono presenti anche le istituzioni regionali, l'assessore Fernanda Cecchini, che con la sua presenza sottolinea anche l'importanza di questo evento, che ormai è la sua 16ª edizione. La proposta si incentra sulla musica etno-popolare, quindi è anche un contributo ad arricchire la proposta che c'è in Umbria, che arriva dai tanti festival più o meno importanti. Abbiamo inserito comunque da 3 anni lo street food a Marciano per la prima volta, e prenderà piede anche quest'anno con delle belle novità, anche spazio ai giovani per quanto riguarda DJ set, band live. È diventata ormai una manifestazione che la città di Marciano e il territorio vivono come propria, e ogni anno rinnovano questo gusto, insomma, di ritrovarsi nelle serate estive ad assistere a spettacoli gratuiti e sempre di grande qualità. Una qualità ribadita anche dalla location scelta per la presentazione di questa edizione del festival, la tenuta dei Mori a Villanova di Marciano. È una struttura nuova che la famiglia Vicaroni ha messo a disposizione di coloro i quali volessero trovare nel palcoscenico del comune di Marciano, ma di fronte al nostro capoluogo di regione, una location adatta a 1.000 eventi. Per la rubrica Focus Aziende siamo stati a Villa Fontana, splendida dimora storica situata nell'omonima località sul Colle della Trinità a Perugia, per un dinner show. Special guest Matteo Lotti di Radio 105 Labile Johnny, chef di Scinto. Per noi è andata Rossana Furfaro. Un tempo convento, oggi splendida residenza immersa nel verde di un parco secolare. Villa Fontana, situata nell'omonima località sul Colle della Trinità a Perugia, mantiene il suo fascino sia di giorno che di notte, riuscendo a regalare autentici momenti di relax tra la natura e serate di puro divertimento in abbinamento all'ottimo cibo. Come per il dinner show organizzato con la collaborazione di Scinto, dove il gusto ha incontrato la bellezza. La cucina fusion dello chef Johnny ha sposato l'eleganza e la suggestività di una residenza d'epoca senza uguali, in grado di ospitare matrimoni, ricevimenti. Villa Fontana ha l'abilitazione per i riti civili dal comune di Perugia. Quest'anno facciamo anche cresime, comunioni, quindi dal piccolo al grande evento, cene anche private, e il nostro progetto è il prossimo anno di avere le camere. Stiamo già lavorando su questa nuova strada che abbiamo intrapreso, abbiamo creato tutto il nostro staff, poi avremo tanti progetti che ancora non vi svelo, ma che sono in fase di studio. Questa sera a Villa Fontana e avete portato un po' la vostra luce, la vostra filosofia. Cosa c'è dietro Scinto e come vi siete trovati qui a Perugia? Beh, molto bene, perché il legame fra la famiglia Castaldo e la famiglia Germini è un legame familiare, e il legame fra l'Umbria e la Campania è un legame molto forte. Ci sentiamo assolutamente a casa. Pensiamo che il nostro format, che unisce questa cucina nippo-vesuviana in realtà con una serie, diciamo, di contaminazioni della cucina tipica appunto giapponese, con altre contaminazioni di cucine sparse in tutto il mondo, sia vincente. In più a questo noi uniamo sempre anche un format musicale che ci dà grandi soddisfazioni.
Cinto Napoli on Tour Perugia ha visto infatti la partecipazione del musicista Matteo Lotti, che ha fatto cantare e ballare tutti, ma la vera star della serata è stato l'insuperabile Johnny, che ha incantato tutti con la sua performance e il gusto dei suoi nigiri, sashimi e uramaki rolls di sushi, che per lui non sono semplicemente il frutto del suo lavoro, ma una vera e propria passione. Questa passione nasce perché è una cucina molto creativa, una cucina molto fresca, una cucina arte, una cucina a base di tecnica, dove una cucina che ancora ogni giorno che siamo prova creando una cosa meglio. Ancora Focus Aziende con la farmacia Bolli 1833 del dottor Giuseppe Cenci e il suo fornito reparto integratori, che usufruisce della consulenza di personale specializzato nel settore. Prendersi cura della propria salute significa anche affidarsi alle persone giuste. Nella farmacia Bolli 1833 a Ponte Felcino di Perugia è possibile trovarle. Farmacisti competenti e aggiornati, ciascuno con una propria specializzazione nelle diverse aree di cui si compone il punto vendita. Questo ci ha consentito di andare in profondità sia nella qualità del consiglio ma anche negli assortimenti, di avere un numero di referenze importante che ci consente di poter rispondere a tutte le esigenze della nostra clientela. Particolarmente fornita l'area riservata agli integratori alimentari. Qui troviamo le dottoresse Luisa Canonico e Luigia De Simone, farmaciste in primis ma anche sportive. Luisa infatti è un'appassionata runner, mentre Luigia un'assidua ciclista. Questa è l'area dedicata sia agli integratori che per lo sport, sia a prodotti mirati ad un benessere sia dello sportivo che cerca ovviamente dei prodotti alimentari finalizzati alla buona performance fisica, ma anche a prodotti che invece sono proprio mirati a chi vuole porre l'attenzione al proprio peso, alla propria salute e quindi a necessità di prodotti nuovi. Tutti possiamo andare su internet e fare degli ordini online, perché siamo capaci tutti ormai nel 2016. Qua vogliamo dare un valore aggiunto che unisce la professionalità del farmacista alla professionalità di persone che si occupano di sport e che lo fanno attivamente. Primo. Secondo, un'altra cosa importante è che tutto quello che noi abbiamo qua è garantito, c'ha una certificazione di qualità e c'ha anche dà anche una sicurezza, perché noi comunque teniamo tutte le cose a una temperatura controllata, quindi diamo la qualità, la sicurezza del prodotto e la professionalità. Oh, you're such a pretty thing, I'll take you and I'll make you all. E con questo è tutto. Prima di salutarvi vi ricordo che i servizi andati in onda si possono rivedere su YouTube e vi invito a seguire le attività della nostra agenzia su Facebook, Twitter, Instagram e Google+. Da Carla Damo e dalla redazione di Avinews un buon proseguimento di programmazione.